Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di 3D Skill Up. Io sono Francesco Saviano. In questo video vedremo come utilizzare al meglio il modificatore Boolean insieme a Bevel e Subdivision Surface. Prima di tutto dobbiamo installare l'addon Mesh Machine per poter utilizzare le funzioni Boolean Cleanup e Offset Cut. L'installazione è uguale per tutti gli altri addon di Blender e una volta installato assicuriamoci solo di attivare l'opzione Experimental in modo da abilitare l'Offset Cut. Prendiamo ora come esempio la necessità di unire, o meglio saldare, un cubo e un cilindro attraverso l'operazione di unione del modificatore Boolean. Ho già suddiviso un po' il cubo e quindi creo un cilindro e lo posiziono qui per unirlo. Seleziono il cubo e applico il modificatore Boolean, operazione di unione con il target impostato sul cilindro. Ora ho questo pezzo unito come unica mesh, applico quindi lo smooth, tasto destro shade smooth e quindi auto smooth. Proviamo ora ad applicare il modificatore Bevel. Quello che otteniamo è una superficie con diversi artefatti e vertici sovrapposti. Dobbiamo quindi fare un po' di pulizia e per questo ci viene in aiuto la funzione Boolean Cleanup di Mesh Machine, che ci eviterà del lavoro manuale. Vediamo come funziona. Deselezioniamo momentaneamente il modificatore Bevel e come possiamo vedere qui abbiamo molti vertici ravvicinati che stanno rendendo la nostra topologia disordinata e creano artefatti quando utilizziamo il Bevel. Selezioniamoli tutti e premiamo il tasto Y per aprire il menu di Mesh Machine e scegliere quindi l'opzione Boolean Cleanup. Basterà spostare il mouse a sinistra o a destra e scrollare per trovare la soluzione ideale. Quando abbiamo tutti i vertici verdi, possiamo quindi confermare con il tasto sinistro del mouse. Abilitiamo di nuovo il modificatore Bevel e ricordiamoci di attivare l'opzione Hard and Normals. Come possiamo vedere, la superficie ora è molto più pulita e non abbiamo artefatti. Ora, se decido di aumentare il Bevel per accentuare la saldatura facendo questo tipo di trasformazione, avrò subito problemi, disordine ed artefatti perché ovviamente la geometria si sovrappone. Possiamo allora usare Offset Cut di Mesh Machine, disponibile attivando Experimental dall'addon come mostrato all'inizio del video. Possiamo premere Y e dal menu di Mesh Machine scegliere Offset Cut e quindi andare ad aggiustare tutta una serie di parametri presenti qui nella scheda in basso a sinistra e ottenere questo tipo di risultato. In questo modo possiamo accentuare il bevel e quindi fare questo tipo di operazione applicando anche il subdivision surface, ottenendo un risultato molto convincente e una superficie pulita. Possiamo utilizzare queste tecniche con gli strumenti Boolean Cleanup e Offset Cut anche quando dobbiamo bucare. Ovviamente questo del cubo e del cilindro è un esempio molto semplice, infatti la topologia già suddivisa e ben ordinata del cubo mi avrebbe semplicemente permesso di selezionare alcune facce e trasformarle in cerchio, estruderle e ottenere un cilindro saldato. Ma non sempre ci troviamo di fronte a una soluzione così ideale. Quindi questa è una tecnica utile quando dobbiamo mantenere la topologia pulita e ordinata per limitare artefatti sulla superficie in seguito di operazioni booleane. Possiamo notare la presenza di Hang-On che con il modificatore Bevel e Subdivision Surface non stanno creando problemi. Questo perché gli Hang-On sono presenti su superfici piatte e non rappresentano un problema quando sappiamo che l'oggetto non dovrà subire particolari deformazioni. Tuttavia, in presenza di Hang-On, prima di esportare il nostro modello 3D, assicuriamoci di triangolare usando il modificatore Triangulate di Blender. Questo eviterà artefatti quando importiamo in altri software come ad esempio Unity o Unreal. Questo è tutto per oggi, se vi è piaciuto il video lasciate un like o scrivete un commento. Grazie ragazzi, alla prossima!